11 Olimbias, 12 Lucrezia Gra, terza fila 13 Odino Alca, 14 Ore FKS, 15 Ambravanto M, 16 Nicheglia, 17 Oriente Trio. Stacco della macchina, partono veloci, Obama di Cielo che però si butta di galoppo, quindi è numero 2 Obama di Cielo squalificato. Over del Sole, poi vediamo anche Omar Capare ed è Olimbias che come prevedibile riesce a sfruttare il fatto della mancanza del 4 e del 5, si porta subito sui primi, davanti a lui però c'è Omar Capar che gli impedisce un po' l'azione, si gira Maurizio Cheri, probabilmente cerca un cavallo da mandare, di fuori è Omar Capar, in terza ruota Olimbiast che prova a sfondare. Evidentemente si sente più sicuro dietro Olimbias, Maurizio Cheli che lascia sfilare uno dei cavalli più attesi, di fuori anche Lucrezia Grad per la quale vale lo stesso discorso di Olimbias che non ha trovato nessuno davanti e si trova subito sui primi. Terza posizione per Over del Sole, intanto arriviamo ai 600 in 44,6, poi vediamo avanzare anche Millibar che staziona in terza ruota. Intanto conduce sempre Olimbiast con Alessandro Fonte, ormai siamo a compimento del primo giro passato in un minuto scarso, Olivia Cox e Over del Sole alla corda, di fuori il treno esterno è composto da Lucrezia Grad, poi vediamo anche Millibar, poi il numero 4 di Omar Capar e terza ruota per Nichelia in scia a, ci sembra Nubiana Guasimo, ora siamo al secondo passaggio davanti alle tribune, sempre Olimbiast in vantaggio, quarta ruota addirittura per Ombromanto M che numero 16 Nichelia squalificato, Lucrezia Gradi intanto rompe Nichelia, avanza anche Oro FKS, corsa decisamente movimentata, è Ombromanto M che va a dare un severo attacco Olimbias, gli mette una testa davanti ma reagisce l'allieva di Alessandro Fonte, curva passata in 14,6, numero 13 Odino Alca squalificato, 5 anni protagonisti di questa tris, Olimbias contro Ombromanto M, duello di forza, attacca sempre deciso Francesco Virzì, scuffio al suo allievo, frazione delle scuderie passata addirittura in 14,3 ma con l'aiuto della curva Olimbias cerca di rientrare all'avversario, intanto avanza anche Oro FKS, ultimi 250 metri con Olimbiast che sembra avere risolto il duello personale con Ombromanto M, si presenta in vantaggio in retta d'arrivo Olimbiast, poi Ombromanto M, poi Oro FKS, poi vediamo che a largo di tutti avanza anche il numero 17 di Oriente Trio, ultimi metri Olimbiast ed è Olimbiast che se l'è guadagnata tutta su Oriente Trio, Oro FKS, Ombromanto M, poi forse quinta Luna d'Asolo, 1.15.3 la media al chilometro per la femmina di Massimo Trevellin che viene a vincere questa tris alla quota di 3.98, secondo posto per Oriente Trio, protagonista di gran finale a centropista, poi vediamo il numero 14 di Oro FKS, quarto posto per un validissimo Ombromanto M in percorso d'attacco, mentre l'ultimo dei compensi, almeno per quanto riguarda il quinte, è per Luna d'Asolo. È tutto per la tris di oggi, il premio Viking Kronos.